Perché ci sono gli atti di bullismo nella scuola? Perché nella scuola o nella piazza dove i ragazzi si ritrovano ci può essere la ripetitività. Spesso che cosa succede? Che i giornali titolano atto di bullismo e invece magari è stato soltanto un atto di violenza, perché c'è una differenza. Per esempio, se io passo in una piazza dove ci sono dei ragazzi che non conosco e che non ho mai visto e vedo la mia ragazza che si bacia con un altro ragazzo, scendo e do un cazzotto al ragazzo, quello è un atto di violenza. Non si può dire bullismo, perché comunque non c'è stata la ripetitività dell'evento e comunque non si conoscevano e non c'era neanche la terza caratteristica fondamentale, che è l'intenzionalità di colpire quella persona. Importante queste tre caratteristiche: intenzionalità, ripetitività e asimmetria. Quindi la simmetria di potere cosa vuol dire? Che uno deve essere più piccolo e l'altro più grande, che uno deve essere più forte e l'altro più debole. Se non ci sono queste tre caratteristiche non si può definire un atto di bullismo. Quindi è importante osservare questo. C'è comunque il bullismo fisico e il bullismo psicologico, bisogna fare attenzione a queste cose. Prima si diceva che il bullismo psicologico era soltanto femminile, invece adesso abbiamo visto che le femmine incominciano anche a farlo fisico. Ci sono tanti tipi di bullismo, per non arrivare poi a parlare del cyberbullismo, che adesso è diventato una cosa predominante, molto molto pericolosa. Si pensa che il bullismo sia prettamente maschile, no? Leviamo subito quest'idea, perché comunque le femmine spesso fanno un bullismo psicologico che è molto cattivo e molto pungente, sono molto attente a fare la cattiveria, a colpire quella ragazza proprio nell'anima. I maschi forse sono più, si possono sgamare, come dico io, vedere subito, perché sono più fisici. Dire che c'è più femmine o più maschi adesso diventa quasi uguale al 50 e 50. Si può fare veramente tanto per prevenire il fenomeno e prima di tutto la scuola si deve impegnare. Adesso con la legge 71 del 2017 è entrata in vigore l'obbligatorietà che in ogni scuola ci sia un responsabile per il bullismo. Quindi ci devono essere dei piani di prevenzione, bisogna parlare con i ragazzi. Per esempio, noi come Centro Nazionale contro il Bullismo andiamo nelle scuole a parlare di bullismo, a fare dibattiti e eleggiamo in ogni scuola, in ogni classe, il rappresentante che ci deve riferire atti di bullismo. Un ragazzo che subisce atti di bullismo, prima di tutto, deve dirlo subito ai suoi professori. Un'altra figura importante con il quale dovete parlare sono i vostri genitori, dovete mettervi seduti a tavolino e dirgli che cosa state subendo, quindi parlarne con il dirigente scolastico. Comunque si può denunciare alla polizia postale, potete rivolgere a noi come Centro Nazionale contro il Bullismo, dovete parlarne, il fenomeno sta aumentando tantissimo e io chiedo aiuto a tutti i ragazzi, uniamoci tutti insieme perché uniti possiamo fare la differenza. È una didattica che noi facciamo e siamo con questi ragazzi per 8 mesi, abbiamo istituito la giornata nazionale Giovani Uniti contro il Bullismo e quest'anno sarà la nostra 4ª edizione, lo facciamo al Teatro Olimpico di Roma, è il teatro da dimensione pedagogica e quindi tiriamo fuori a ognuno di loro quello che di bello hanno, quindi il ragazzo che per strada dipinge i muri e facendo il writer, se noi lo mettiamo a scenografia e quindi deve dipingere le scenografie dello spettacolo, chi meglio di lui può farlo e chi meglio di lui può insegnarlo a quel ragazzo che non sa dipingere, fanno loro i costumi, scrivono loro la drammaturgia, sono loro che fanno i balletti, cantano, sono più di 250 ragazzi in scena dove mettono anima e passione per dare un messaggio importante, sempre a maggio, dove faremo dei matinée per le scuole, il serale per gli adulti e dove vogliono dare questo grosso messaggio che non tutti i ragazzi sono dei bulli e che comunque ci sono tanti ragazzi che stanno cercando di combatterlo. Stanno con noi in un modo sereno e divertente perché tocchiamo un tema molto importante ma con ironia e divertimento, quindi la vittima comunque si sente liberato e pensa dentro di sé, vabbè, forse ne posso parlare con qualcuno perché qua ne stanno parlando, quindi non sono solo, pensavo di essere solo ma non lo sono. Mentre il bullo, guardando e osservando, riflette, va a casa e dice ma che sto facendo? Per iscriversi, se ci volete nelle vostre scuole dovete mandarci un'email a scuole@bullystop.com e se invece volete fare un percorso di alternanza lavoro potete chiamare il Festival dei Giovani e quindi noi siamo futuro. Se volete venire allo spettacolo, al matinée, ad assistere a questo grande evento potete chiamare questo numero e prenotare il vostro posto.